Grazie a voi per essere venuti, è il mio primo Python Pizza, sono super contento di tornare a Napoli. Brevemente il talk, TBA, to be avoided. Perdonatemi se ogni tanto mi scappa qualche parola strana, perché vi giuro, la prima volta faccio un compito in italiano, quindi un po' strano. Sarebbe dire un po' strange, figurati. Va bene, diventiamo seri subito, dicendo che questo talk vuole raccogliere, ho in mente di farne dei follow up, e magari anche grazie al vostro aiuto, se la cosa vi piace, un po' di cose sparse su quello che a me non piace quando vedo del codice Python non scritto da me, ovviamente. E quindi volevo condividerlo con voi, quindi mi piacerebbe farla interattiva e meno pesante di altre cose, tipo la presentazione di Fiorella. Diventiamo subito seri. Chi sono? Su questo c'è qualcuno che si ricorderà. Metà di me è un software engineer, quindi diciamo io vengo dalla formazione di software engineering, quindi diciamo, mi interessa molto la parte di... lo so che stai salvando queste foto per un uso sbagliato, ma non fatto. L'implementazione di codice di software evidentemente per data science, perché sono anche data scientist, quindi diciamo l'altra di me lavora con i dati tutti i giorni e diciamo secondo me il tema di software engineering e data science è molto molto importante. E su questo poi magari possiamo anche parlare nel break, perché è un argomento che mi piace da discutere. Ci sono anche una serie di tweet che ora mi sono venuti in mente, che non ho incluso in questa presentazione, magari se le slide le rifiutiamo le metto dentro. Perché secondo alcuni fare data science significa fare codice prototipale non pensato per essere usabile dagli altri. Comunque, vabbè. Come tutti i shameless plug abbiamo delle posizioni aperte, io lavoro, sono ricercatore in Fondazione Kessler a Trento. Se volete lavorare con noi e con altri membri del team, volete essere tutte persone serie. La persona qui puoi fotografarla, questa perché è Nestor, non sa che ho messo questa foto. È estremamente perché non è venuta. Noi sono un ricercatore in Fondazione Kessler, probabilmente alcuni di voi la conosceranno. È un centro di ricerca in Trentino, a Trento in particolare, perché a parte Trento e Trentino non c'è molto altro, però è un bel ambiente di stimolante di ricerca sicuramente. Noi lavoriamo su modelli predittivi, in particolare siamo modelli predittivi per la biomedicina, quindi se vi piace il tema parliamo pure. E abbiamo una posizione aperta di diverso tipo, perché noi facciamo anche software end-to-end, come oggi vedremo molti dirlo. Parliamone, io insomma aperta discussione, facciamo non soltanto modelli predittivi, quindi diciamo, ricerca, ma anche progetti con le aziende, quindi abbiamo bisogno di figure di front-end, di back-end. Just enough. Ok. La mia idea di questo talk è una collezione, una raccolta di random Python snippets, più o meno a caso, diciamo, cercare da filologico. Di cose che secondo me andrebbero evitate nel codice Python, magari molte di queste per voi sono standard, il che mi fa piacere, e come secondo me andrebbero risolte, ma discutiamo di pure. E di runs anche, nel senso di cose che purtroppo succedono e che insomma su cui bisogna prestare attenzione. Su questo c'è un'interessante parte alla fine del talk. Qual è l'obiettivo del talk? È di rendere il codice, magari non è il vostro codice, insomma, il codice che voi scrivete, il più Pythonico possibile. Ok? Quindi farò diventare da questo che dovrebbe essere il Python code, per qualcosa che ci assomiglia un po' di più. Un piccolo sondaggio tra di voi. A parte Python, quali sono gli altri linguaggi che conoscete? Ve li inizio a elencare io, andando secondo un po' di statistiche che immagino. Java? Ok. PHP, vergognate, JavaScript, benissimo, C immagino, ok, cosa? Ok, Go,
te non me l'aspettavo. Ok, ovviamente su questo poi possiamo avere una discussione su quale sia il linguaggio migliore, il linguaggio peggiore per fare che cosa. Ieri stavo scendendo in treno, non avevo molta connettività a internet e ho deciso di fare una cosa stupida, cioè quella di chiedere a Google. E in particolare, purtroppo il video non si vede, quindi probabilmente no. Mi dispiace molto. La cosa bella era che sono stato curioso di capire quali sono gli 8 comportamenti più frequenti secondo Google. Vediamo se riesco a leggerlo. Allora, inizialmente dicevo why Java, dovrebbe essere scritto lì, why Java, e lui finisce con, non riesco a vederlo qua, poi questo JavaScript, why PHP, e il primo risultato è che is so bad, perché è condivisibile, qui dovrebbe essere why Ruby, e poi c'è Ruby on Rails. Non esiste altro, ovviamente. Why Python? E non usciva niente. Poi ho messo una cosa tipo is, e poi is, il terzo risultato è bad, anche per Python, naturalmente. Why Python does? E continua a non uscire niente. E poi niente. Ho messo does not, ma continua a non uscire niente, probabilmente per questo internet. Ok, e quindi questa è una faccina solidaria. Why C, e il risultato è why can't sleep, secondo Google. Why go, questo è il go, e il primo risultato è why go vegan. E infatti poi lì c'è scritto don't go vegan, please. E poi ho aggiunto go lang, e probabilmente qualcosa è uscito. Ma vi giuro che se scrivete go, almeno ho fatto una finestra in privato, quindi non c'era nessun precondizionamento, credo. E forse c'è un sito sbasso, non so. Anyway, interessante, insomma, capire un po' quali sono le ricerche più comuni a diversi linguaggi. Inizialmente ero partito con why Java is better than, e non ho trovato niente. Quindi ho cambiato ricerca. Anyway, ok, un po' di raccolta di condizioni di cui vorrei discutere con voi. La prima è questa. Quanti di voi usano Python 2? Ok. La mia prospettiva, già qualche anno fa devo dire, ma questa è ancora di più, è che Python 3 rispetto a Python 2 è un po' così. Questo è, diciamo, somiglia un po' a Python. Ma questo è più figo, un po' meglio. Ok, forse non è figo, però è diciamo, potenzialmente il costume è fatto meglio. Sono curioso di capire perché usare ancora Python 2. La precondizione è che Google usa ancora Python 2. Alex Martelli non ci ha mai voluto dire perché, però è così. Però la maggior parte delle code base di progetti che sono adesso open source sono tutte Python 3. Per fortuna. E perché Python 2? Qualcuno, se non lo vuol dire. Per noia, per che non volevate tornare a provare Python 3 perché vi scocciavate di cambiare, non lo so. Qualcuno vuole dire la sua? Non ho capito? Ti manca la print? Senso che preferivi la statement? Lo statement. E ti manca nel senso che usi Python 3 e ti manca lo statement? ho qualcosa anche per te allora. Ma io ce ne basta sempre con le programmi. Ma no, scherzo. Perché ti manca? Interessante. Cioè che ti mancasse la statement è curioso. Cioè, nel senso che mettevi due parentesi di meno? Ah, vabbè. Perché a Roma 3 pagate a carattere. No, è più carino. No, scherzo.
Ok, ho anche qualcosa su quello. Fantastico, ho il colpo in voi, ragazzi. Va bene, no, scherzo. Bene, sono contento, veramente. Non scherzi a parte. Ok, questo infatti è cosa tipicamente succede in Python 2, no? La print è l'emblema della differenza tra Python 2 e Python 3. In Python 2 il print è uno statement, non è una funzione. Quindi questo è funzione con codice Python 2. In Python 2 7. Whatever it is, non lo so, installato ieri pomeriggio, in realtà senza fare import strani, una volta bisognava fare if from future import print function bla bla bla. In realtà adesso la funzione print è un po' supportata in Python 2. In realtà, se non so se ci avete provato, ma molte delle cose che erano possibilmente retrocompatibili con Python 2 sono automaticamente supportate. Questo perché molte, diciamo, la filosofia è convertire codebase da Python 2 a Python 3. Questo in Python 2 non lo potete fare. Questa è una delle cose, ed è forse il secondo esempio in ordine delle cose diverse tra Python 3 e Python 2, il supporto di Unicode, sia in lettura che in scrittura. In questo caso la cosa che sto facendo è definire una variabile usando caratteri Unicode. Qui il problema è che l'interprete non riesce a, in Python 2, non riesce a codificare questa sintassi. Altra cosa, forse la terza in ordine, che mi è venuta in mente ieri, non so se riuscite a vederlo, è il fatto che in Python 2 era tutta una lista. Quindi, scusate, in Python 2, se voi facevate il type di un oggetto range, oppure il type di quello che veniva fuori dal metodo keys o values di un dizionario, qui ho creato velocemente un dizionario, e erano tutte liste, ok? In Python 3 questa cosa è cambiata. In particolare, vabbè, questo in Python 3 naturalmente non funziona perché non è un statement, il print in Python, tra l'altro è curioso perché non ci ho mai provato prima, è curioso il messaggio d'errore che dà, nel senso che dice che hai dimenticato le parentesi alla print, non è che per caso ti devi una roba del genere, cioè togliere proprio. Questo in Python 3 si può fare, e ovviamente la print è una funzione, e in Python 3 vale il fatto che tutti gli oggetti sono lazy, non esiste più la collezione. Se c'è bisogno di avere un oggetto in memoria, una sequenza in memoria per intero, lo dovete dire esplicitamente a Python, cioè lo convertite a lista. Di default, quello che voi ottenete sono oggetti range, oggetti dict values, oggetti dict keys. Okay? Questo fa molto la differenza. Perché parte dal presupposto che sono oggetti che voi volete iterare, non volete necessariamente avere in memoria, se proprio li volete avere in memoria, li convertite a lista. Ok. Altra cosa interessante è Python in loops. Probabilmente questa cosa è capitata a tutti, probabilmente anche a me. Venendo da altri linguaggi che hanno una struttura di iterazione diversa da quella di Python di default, in genere quando noi siamo avvicinati alle collezioni in Python, immaginate in questo caso avere questa lista di parole a caso, di lettere con parole con lettere a caso, e la volessimo iterare, un modo per iterare per stampare una parola di questa collezione è farla in questa maniera qui, cioè iterare usando range, un numero di volte pari al numero di elementi che c'hai, e prendendo l'oggetto funzione. Ok? Questo è il classico esempio di ciò che non è pythonico. L'ho messo subito per farlo, che è un esempio che conoscono tutti, ok? Però è per capirci quanto io intendo non è pythonico. Perché questo è come non andrebbe fatto secondo il mantra di Python, d'accordo? Perché questo? Funziona, ma l'iterazione di Python si basa su una semantica diversa, cioè sulla iterazione per elemento. Infatti, il modo corretto di farlo pythonico è naturalmente usare. Tra ogni word in words, fatti la parola. Domande su questo? Siamo tutti su questa parte. Ok, se volessimo fare cose leggermente più complicate, okay, allora diciamo così, il secondo passaggio potrebbe essere, sì, però a me serve anche mantenere l'informazione sulla posizione. Esattamente.
quello che tecnicamente si chiama emulation. Okay? Allora si potrebbe tornare a questa soluzione qua. In effetti, anche, ancora una volta, questa soluzione qui non è Pythonica. La soluzione giusta è quella di usare una funzione che si chiama enumerate. Perché in Python le funzioni, a differenza di altri linguaggi, come ad esempio Java, giusto per dire un po', possono tornare più di un valore. Okay? Quindi il modo giusto per fare un'enumeration in Python è usare la funzione enumerate. Fin qua tutto, tutto chiaro, tutto noto a tutti. Io ovviamente emetto, quindi scusatemi se sono stupido, però non sapendo bene l'audience, sono partito veramente da all'inizio. Ok. E, va bene, sì, quindi la soluzione con le numerette, la soluzione Pythonica. Come vedete i risultati sono sempre gli stessi, quindi non è una questione di risultato, è una questione di stile di programmazione. Ok? Ok, adesso arriviamo a quello che dicevo prima. Qualcosina sulla print function, ok? Ok, abbiamo appurato che la print è una funzione. Partiamo dall'assunto che la print è una funzione. E vediamo questo esempio. Un primo caso è quello dello string formatting, che è la cosa di cui volevo parlarvi. Il vecchio old fashion, il metodo vecchio di formatting nella print è quello di usare le bulle. Ok? Non so se un po' tutti voi sapevate che quello che c'era dopo il segno di percentuale era una tula, ma in ogni caso è una tula, è uno degli usi delle tule, che si differenzia dalle liste, nel caso non fosse noto a tutti, per la mutabilità. Ok? Quindi le tule sono degli oggetti immutabili. Questo è fondamentale, ad esempio, quando voi pensate ai dizionari. Le collezioni Python sono, diciamo, sono principali, sono tre, possiamo dire, poi ci sono varianti, c'è qualcosa anche su quello. E, le tuple, per esempio, a differenza delle liste, sono degli oggetti immutabili, potreste usarle come chiavi di un dizionario, cosa che non potete fare con le liste perché sono oggetti immutabili, quindi ci potete calcolare un hash. Ok? Allora, quello che fa qui è in pratica un formatting usando una sintassi che ci like. Quindi abbiamo detto che il primo elemento deve essere un intero, l'ultimo deve essere una stringa. E lo facciamo assegnando i valori a questo template usando il metodo che si usava prima. Okay? Che si può ancora usare, questo è Python 3, eccetera. Il flavor Python 3 più accreditato è quello del format. C'è una nuova funzione che permette di fare ben più cose di quelle che vedete qui. Ed è la ragione per cui probabilmente varrebbe la pena fare un switch. Nel senso che in questo caso io cosa ho fatto? Ho praticamente replicato lo stesso codice, ho usato la funzione format, apparentemente. D'accordo? Quello che è cambiato è il tipo di placeholder, che sono le parentesi graffe. Okay? Non ho indicato niente, per cui va automaticamente, dentro il placeholder non ho indicato nulla, per cui va automaticamente in posizione. Ma la cosa interessante è che, cosa che non potete fare qui, la cosa interessante è che con il format qui dentro la parentesi quadra potete non solo specificare il tipo o una sintassi diversa da questa, ma potete ancora farlo, perché qui naturalmente vi si aspetta due tipi precisi, un intero e una stringa, se non gli passate il tipo giusto potrebbe arrabbiarsi per tutti gli interi. E, altra cosa interessante qui è che voi dentro le parentesi graffe potreste specificare un nome, trattarlo esattamente come un dizionario, per cui nel format, invece che andare per posizione, andate per nome. La domanda è, sì, ma a me che mi serve? Mi servirà quando devo ripetere più volte la stampa della stessa variabile. Invece che mettere n placeholder per n volte che mi serve, la metto una volta solo associandola per nome. Vi è chiara questa cosa? Ok. Questo è un flavor di stampa usando format, una delle differenze. Una cosa che hanno introdotto ancora più compatta da Python 3 in 6 in poi, quindi è una feature delle ultimissime versioni, si chiama Python 3.7, è quella del formatting usando i locals, cioè accedendo allo scope delle variabili definite. Cioè se voi inizializzate la stringa, cioè no, scusatemi, se voi antecedete alla definizione della stringa una F e usate la sintassi del format dentro
dentro le parentesi graph del format, invece che mettere un nome a caso, mettete il nome della variabile che volete stampare. E lui automaticamente fa questo giochino qua. Quindi è ancora più compatto. Ho avuto, come dire, discussioni varie con diverse persone su quanto sia pulito sporca una cosa del genere, ma in ogni caso è feature del linguaggio, qui l'ho detto che se lo fa, quindi se lo fa. Ok? Però è una cosa che esiste da Python 3.6 in poi. Ok? Beh, rende la cosa sicuramente più compatta, forse anche più leggibile. Ok? Domande su questo? Ok, per chiudere la carrellata su print, una cosa che hanno introdotto nella print rispetto allo statement, la ragione per cui secondo me è un vantaggio averla come funzione come statement, è che adesso la print è una funzione a tutti gli effetti, cioè ha dei parametri. Nel caso in cui voi non sappiate come si fanno gli argomenti, a specificare una funzione al numero di argomenti variabile, vi consiglio di partire dalla print per sapere come si fa, perché è il classico esempio. Python non si è mai lamentato in cui passaste l'ingresso di una print 1, 2, 4, n stringhe. È giusto? Poi dovete stampare quello che vi pare. Per cui se non sapete come si fa questa cosa in Python, guardatevi la print come punto di partenza, perché è proprio il classico esempio. In più la print ha due parametri in più. Io ne mostrerò soltanto uno, altro ve lo racconto. And di default ha un valore che è backslash n. Voi quando fate una print, automaticamente Python aggiunge un ritorno a capo. Se voi voleste fare una stampa senza il ritorno a capo, questa feature, o un carattere di terminazione specifico, potete specificare cambiando il parametro che vuole il parametro end. In questo caso io non ho messo niente, per cui come vedete non c'è nessun breakline di end. Quindi se volessimo prendere l'esempio di prima e faccio un po' di giochini, quindi l'esempio delle parole con le parole delle lettere a caso, e volessimo, che ne so, con tutte le parole la stessa lunghezza, le vogliamo stampare prendendo le funzioni omologhe da ogni parola, stranamente viene una cosa tipo Java is amazing, really? No. Però è quello che viene fuori. E questo lo otteniamo, cioè una stampa così pretty printed viene grazie al fatto che end non va a capo, se no la stamperebbe in verticale, tutto qua, niente di che. Non so che c'è stato a provare, giuro che funziona. Scritta ieri, no, cazzo. Ok, altra cosa su cui volevo sapere un po' da voi è se sapete cos'è il pepaint in Python. Quanti di voi? Vabbè, poi... Scherzo. Ne avete mai sentito parlare di pepaint? Ok, era più o meno quello che immaginavo, era la ragione per cui ne ho parlato. Innanzitutto sapete cos'è una PEP in Python? PEP sta per Python Enhancement Proposal e sono praticamente il meccanismo con cui vengono introdotte le feature in Python. Okay? Cioè qualcuno nella comunità dice, secondo me nel linguaggio deve essere introdotta questa feature. Tutte le feature che sono attualmente nel linguaggio sono fatte secondo questo meccanismo. La PEP si deve scrivere, documentare, mettere online, sul sito si pubblica, viene revisionato dalla community e poi alla fine Guido dice sì, mi piace o non mi piace. Ok? Perché lui è il BDFL, quindi alla fine lui ha sempre l'ultima parola. In realtà non ha fatto step down qualche tempo fa. Tra l'altro benissimo il tweet comunque risposto con una citazione di Monty Python che è stato molto esatto. Ok. La PEPAID è famosa perché è una, in realtà non è un enhancement proposal, è praticamente una guida sullo stile di codice di Python code, cioè come dovreste scrivere codice Python. Questo è ad esempio uno dei principali rant che mi fanno incazzare quando vedo il codice degli studenti che non scrivono bene. Nel senso che mi incazzo veramente, cioè veramente non lo sopporto. Ok, allora io ho scritto volontariamente male questo pezzo di codice qui e diciamo, vi sfido a trovare le cose che secondo voi non vanno bene. Cioè, cose che non è che non vanno bene, questo funziona tutto, solo che non è pythonico. Cos'è che se c'è qualcosa che non vi piace? Se me la dite, se no non è. Scusa, non so. Nome della classe, come l'avessi fatto? Ok, buono, prima, andata. Qualcun altro? Please. Vabbè.
Camel case dov'è? Non, non sentivo. Questo che track? Che track? Lì, rank value, dici? Come l'avessi fatto? Snake case, ok, vai, va bene, esattamente. Qualcos'altro? Penso che nella prima distro branch manchi la parentesi quadra in uso. No, 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 funziona, funziona. La sintassi è corretta. La sintassi è corretta. Immaginate che questo è un codice da modulo Python, quindi c'è, sarà un file che si chiama come volete voi, punto .py. Quindi lo scope è questo qua. Quindi qua siamo a livello 0, qua siamo a livello 0. Not in. Ah? Not in, ok. Get. Di ovvio, ok. Se la prima cosa che sono saltati, ok? Questa è una cosa interessante. In Python tutto questo non è affatto Pythonico, vi faccio vedere tra poco come si fa. Ok? C'è un'ultima cosa che forse non avete identificato ancora, che beh, in realtà due in verità, ma sulla seconda c'è. Cioè, dimmi. Dove dimmi? Questo dici? Swift? No, non ho capito, giuro. Spiega. Ok, ok, ok. Vai. Mi sei piaciuto moltissimo. In realtà, quasi, però mi sei piaciuto. Allora, gli spazi sono due, bravi. Gli spazi sono due, ma quando sono in continuazione di riga, se no no. Però sì, assolutamente sì. Questa è una delle cose che sono indicate in Pepe. E se non l'avete visto, dategli una lettura. Nel PEPPAID c'è scritto come dovreste dare i nomi alle classi, i nomi alle variabili, i nomi alle costanti, tipo queste due. Queste qui sono costanti, andrebbero in maiuscole. Ok? Questa è una che non avete beccato. E anche come scrivere i commenti, ci sarà qualcosina anche su quello. Ok? Perché sapete che in Python il commento si fa con lo sharp, no? Col simbolo di col cancelletto, ok? E però in Python c'è anche la possibilità di fare delle stringhe multilaterali. Allora, con questo potete fare solo commenti single line, ok? E vi dico anche un'altra cosa: che questo codice qui non è così anomalo da trovare in giro, cioè esistono delle contains, ok? Questo tipo di scrittura qua non è pythonica perché non usa delle feature di Python che scopriamo tra poco, che si chiamano property, ok? Però non è strambo trovare degli esempi di codice così. Questo tipo di scrittura qua tipicamente viene e esiste per due motivi. O perché si sta facendo, come dire, un primo approccio a Python simile ad altri linguaggi che usano questi stili, tipo Java o C++, ok? Chiunque programmerebbe in Java, programmava in Java e sta per programmare in Python per la prima volta, automaticamente definisce delle robe così, ok? A parte che forse non capisce bene se è cazzo stai parlando perché in Java, boh, ok, già che sto self, lo dico per esperienza, perché siamo tutti passati da quella via lì. Ok, però ho preso un esempio da PyCute 5, ok, ho preso un esempio a caso da un sito di cui non ho messo neanche il link, ma era soltanto un esempio di PyCute, e vedete, PyCute ha, questa è una classe che estende una QWidget, ok, immaginate che Qt è scritto in C++ e quello che c'è in PyQt è un wrapper C++. Quindi aspettatevi di scrivere codice che assomiglia più a C++ che a Python. Che è esattamente quello che succede. Vedete, quando voi chiamate dei metodi QWidget, chiamate dei metodi che sono scritti così. Un Pythonista non lo scriverebbe mai così. Questo è quello che intendo. Cioè, qui c'è un metodo tutto scritto in camel case, i metodi in Python, ma questa cosa non me l'avete detta tra l'altro. Qui i metodi sono scritti in camel case, non si scrive in camel case, sono snake case anche per i metodi. Ok? E questa cosa qui non ti viene da farlo così, però è real world example, quindi è preso da Qt 5, è così. Ok, una prima approssimazione. Ok,
questo l'avete beccato, cioè non l'avete beccato, l'ho detto io. Questo è come ho cambiato la cosa. Un'altra cosa che non mi avete detto, che ho fatto, ma qui diciamo, è un po' borderline, il fatto che ho rinominato tutti i parametri con un underscore iniziale, scusatemi, gli attributi di istanza. Io ho messo un... questo non è pepaint, credo, non è scritto veramente in pepaint. Però diciamo è prassi comune farlo, per un motivo molto semplice, che in genere in Python esistono questa feature di linguaggio che si chiama property. L'avete mai usato? Le conoscevate le property? Le property sono una feature veramente figa, ve lo dico perché sono veramente belle, e ci sono altri linguaggi che ce l'hanno probabilmente, non è una specialità di Python. Chi viene da Google C# sa di che fa. C# ha le property, per esempio. E è per esempio una delle cose che per me lo rendono più interessante un linguaggio rispetto a Java. Le property funzionano così. Allora, questa sintassi vi è familiare, sapete cos'è questa? Si chiama decoratore in Python. Ne vedremo un altro esempio dopo e vi faccio vedere come si implementa un decoratore. Non scendo nel dettaglio perché sennò finiamo dopo domani. Però immaginate che questa sintassi con la chiocciola è semplicemente zucchero sintattico. È un modo per marcare quello come una funzione come decorata, ma sappiate che un decoratore non è altro che una funzione che ha come parametro un'altra funzione. Per cui la decora. D'accordo? Quello che voi avete in output da questo, l'effetto di questa property, è che voi state definendo dei campi in questa classe. Quindi io quello che ho fatto è stato dire che ho definito un metodo che si chiama rank, minuscolo, okay, che ha il decoratore property. Questo definisce un campo nella classe, nelle istanze di card. Adesso vi faccio vedere un main. In questo caso ho fatto sut, che è esattamente la stessa cosa, una property, e qui ho definito qualcosa che si chiama setter, con questa sintassi qui. Ho fatto sut dot setter, e ora ho chiamato un altro metodo che si chiama tale quale precedente, ok? Che però, a differenza di prendere solo set, prende anche un parametro, fa esattamente le stesse cose che faceva prima. In effetti, quello che ho fatto qui è stato definire l'API della mia classe. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho detto, questa classe card, ha un parametro che si chiama rank, che è in sola lettura. Non c'è nessuna property che me lo fa settare. Sut, invece, è un parametro in lettura scrittura. Quindi è come avere di fatto un setter e un getter. Solo che l'ho fatto in una maniera pythonica possibile. Un main di uso di questa classe è esattamente questo. Cioè io chiamo card con un open space. Se faccio c.rank, vedete, questa non è una chiamata di metodo, è una chiamata di campo, come se fosse un attributo della classe. Non c'è nessuna parentesi qua. Ok? Quello che sta facendo qui è chiamare la property. Quindi l'ha fatto diventare un attributo della istanza. La cosa veramente bella è che quando io faccio c.sut uguale diamonds e accedo a c.sut di nuovo, ottengo diamonds. Ok? Nel caso in cui vi state chiedendo che cavolo state vedendo qua come input output, dopo ve lo spiego. È un plugin di Apple, che è veramente bello, lo consiglio caldamente. Si chiama Hydrogen. Veramente figo. Potete seguire delle snippet on the fly dentro l'editor. È veramente comodo. Ok, quindi questo è il concetto della property. Immaginate che se in questo caso non l'ho fatto, avrei potuto fare un esempio più divertente per farvi divertire ancora di più e farvi capire qual è la potenza di queste API. Immaginate che... no, davanti non ce l'ho. Immaginate che... aveste avuto un parametro di tipo intero, che è il classico esempio, la property age. Okay? Se voi volevate sommare a quel valore dell'age un valore qualsiasi, che ne so, 2, okay? Potete fare anche potete usare una sintassi del tipo istanza.age più uguale 2. Questo significa che voi quando lo scrivete è una sintassi leggibile, comprensibile, inequivocabile, e quello che sta facendo dietro le quinte è fare un set di un get più 2. Lo fa lui, però. È chiaro? In Java avreste dovuto scrivere set di get più 2. Non c'è alternativa. Ok? Quindi, property. Tenetela in mente, è il modo giusto. Ok.
Per inciso, esiste anche qualcosa in Python che si chiama NameTuple, che forse avrebbe fatto una cosa simile a quella della card, con l'unica differenza che, essendo una NameTuple, sapete il NameTuple? Conoscete? Ok. Le NameTuple sono delle tuple a cui potete dare dei nomi e campi. È esattamente quello che ho fatto io, solo che l'ho scritto tanto. L'unica differenza vera, però, è che resta una tupla, per cui i campi sono in tutta lettura, non potete fare nessun set. Una volta voi create una card, non potete cambiarla, che è ragionevole, in effetti. Per quello che se immaginate questa istanza dentro un'altra classe che contiene una lista di queste istanze, cioè un mazzo, un deck, è ragionevole farla come NameTuple piuttosto che come un oggetto mutabile. Alternativamente potreste fare un oggetto che ha tutte le property in sua lettura, però una riga di codice ed è esattamente quello che volete ottenere. Okay? Altro hint per voi, NameTuple, da dire un'occhiata. Qui siamo in libreria standard, okay? Quindi questo è puro codice Python, non ho fatto installazione di nessuna libreria di terze parti. Commenti, ok, scrivere commenti, qui ho fatto un esempio semplice, una funzione che fa random shuffling, ok, e, okay. Problemi che vedete su questo commenting? Bravissimo, questa è una prima cosa. Innanzitutto non è una doc string. Vedete di che stiamo parlando? Ok. Probabilmente i javisti tra di voi, se dico Java doc, capite, giusto? Ok. In Python c'è qualcosa di simile. Se mi sente i Pythonisti me lancerebbero i confori. Però, diciamo, il concetto è molto vicino. Ish. Allora, altro problema è che in realtà ci sono due problemi. In realtà forse il problema è sempre soltanto uno, che manca la doc string. Qui c'è un commento, e questo in realtà, ecco, è una cosa che ho voluto inserire perché mi è capitato tipo 3 giorni fa. Non è questa funzione qua, quindi non ho fatto shame di nessuno. È una mia funzione riscritta male. Però ho visto del codice commentato così. Ecco, questo è qualcosa che, se voi rilasciate il vostro codice pubblico su un GitHub, è una cosa che mi farebbe girare. Ok? Perché è una cosa scritta male. Se è una cosa che resta per voi con una bella to-do list aggiusta nel commento, allora mi va bene. Il problema di questo è che in effetti quello che sta cercando di fare con questa sintassi qua è esattamente una doc string. Cioè documentare quello che fa questo metodo. Innanzitutto è sbagliata la sintassi, perché questo è un line comment, niente di più. Per cui questo per qualsiasi strumento che interpreta la doc string è niente. E secondo, non c'è nessuna documentazione di quello che né che ritorna né che parametri ha. Okay? E infatti, tra l'altro, sapete bene che Python è un linguaggio altamente riflessivo, voi potete sempre accedere alle proprietà del linguaggio. Tutto in Python è un oggetto, random shuffling è un oggetto a sua volta, potete accedere allo attributo dunderdoc in questo caso è none, perché non c'è assolutamente niente, per Python non c'è doc string questo oggetto. Questa è una possibile reimplementazione. Innanzitutto sparisce questo commento di sopra che non serve a niente. La doc string si fa con commenti multiline e vedete quello che cambia è innanzitutto la descrizione dello scopo della funzione resta, perché mette lo stesso, perché questo è ragionevole. Quello che è stato aggiunto è, scusate, questa è molto tagliata, ma è una descrizione dei parametri e del tipo di ritorno. Su questo potremmo aprire una discussione, che anche questa va avanti per 10 minuti. Ci sono diversi stili di documentazione. Questo è uno stile che si chiama NumPy, che è quello usato da NumPy. Okay? Ci sono altri 3-4 stili, c'è Google Style, ma se usate un editor di testo avanzato, tipo PyCharm, che è uno dei più comuni, vi danno supporto per usare lo stile che più vi piace. Per esempio c'è un noto progetto in mondo data science, che è Keras, che è la libreria per fare reti neurali, bla bla, che usa uno stile ancora diverso, che è Markdown,
ma la scelta vera dello stile dipende dallo strumento che utilizzate per generare documentazione automatica. Non so se avete mai fatto caso che i progetti open source hanno una documentazione su Vindodocs. Ok? Quella documentazione che voi leggete su Vindodocs è automaticamente generata dal codice. Se bazzicate nel mondo della science, non potete non conoscere scikit-learn, guardatevi il codice, andate sul repo di scikit-learn, guardatevi il codice di scikit-learn, vedete quanta parte di documentazione rispetto a quanta implementazione effettiva è dedicata nell'implementazione di una classe qualsiasi di un estimato di scikit-learn. Se voi state parlando con qualcuno che di machine learning potenzialmente non ne ha mai sentito parlare, ma qualcuno gli ha detto devi usare un support vector machine piuttosto che un altro metodo di machine learning, se la documentazione è fatta male non capisce che sta facendo. Se la documentazione è fatta bene c'è qualche possibilità che capisca, almeno, ok? E infatti, se adesso voi stampate l'oggetto doc, scusate, il piccolo non si è agitato, ma se voi adesso riaccedete alla nuova definizione di random shuffling e accedete al Dunder doc, esce esattamente tutto quello che io ho scritto con docstring. Quindi c'è qualcosa. E questo oggetto è quello che gli strumenti tipo Sphinx di generazione automatica della documentazione guardano quando devi generare documentazione. Ecco perché io prima dicevo che è qualcosa simile a JavaDoc. Ok? In realtà non è così, ma ci sono degli strumenti che generano documentazione a partire dai commenti. Ok, un po' di cose a caso su cose bytoniche adesso, sì. Vai. No, assolutamente. Sì, capisco. No, in questo caso l'implementazione è out of the scope, nel senso che è una funzione presa totalmente a caso. Ma, sì. Sì. Il modo vero corretto sarebbe definire una costante per lo SID. Io lo farei così. Definire una costante perché, possiamo parlare dopo se vuoi, mi spiace, cioè, non vorrei restarci dopo su questo, però sì, cioè, voglio dire, esistono anche modi per farlo, però non era quello. Ok, a caso di argomenti di funzione, però, veramente mi dai dei plug alla presentazione fantastica, ogni volta sono la fai dopo, è fantastico. Ok, in questo caso. Cosa sto facendo? Per ragioni di tempo, a breve un po', vi dico che qui c'è il solito problema che questa non è docstring. Ok? Anzitutto. E questa è una prima cosa che a me salterebbe all'occhio. Perché questo non è docstring, quindi questa non è veramente documentazione, è commento. E sono due cose diverse. La cosa che voglio evidenziare qui è il fatto che quando voi chiamate una funzione in Python, se lo fate così, va tutto bene, infatti voi vedete che funziona. Cosa succede però se io faccio una chiamata di questo tipo? 71 Brian Kernighan. Ovviamente Python si incazza perché dice ok, guardate, guarda che un tipo intero non ha nessun metodo che si chiama appunto Python. Ok? Un modo, come dire, un API più pythonica per fare questa cosa sarebbe innanzitutto, scusate, una riscrittura di questa funzione è innanzitutto aggiustare la docstring, poi vi faccio vedere la chiamata che avevo in mente, cioè chiamare questa funzione usando i keyword argument, cioè voi quando chiamate in Python una funzione, a differenza di altri linguaggi, per questo lo sto dicendo, a differenza di altri linguaggi potete dire quale valore deve essere associato a quale parametro della funzione. Quindi in questo caso io faccio una chiamata usando i parametri in ordine totalmente inverso, lo decido io, è il first name, last name, ma gli dico che gli assegno per ogni parametro il valore che voglio. In questo caso non c'è confusione. Ok? E questo non ha niente a che fare con i valori di default. Ok? Non è quello che c'era prima in seed uguale none. Ok?
Quella è un'altra cosa ancora. E altra cosa che ho fatto qui, di cui vi voglio dare un piccolo hint, è quello che si chiama Python Notations. È una feature di Python 3 qualche cosa. E il general disclaimer che c'è nella comunità di Python è che non sono modi per rendere Python un linguaggio staticamente tipato. Resta comunque dinamicamente tipato. Okay? Giusto perché lo sappiate, Python è un linguaggio che rientra nella categoria dei tipato dinamicamente e fortemente tipato. Cioè, una volta che una variabile ha assunto un valore, resta quello a meno che non lo modifichiate volontariamente. Okay? Le type annotation, però, sono qualcosa che aiutano gli strumenti di sviluppo. Se usate PyCharm, ad esempio, che secondo me è uno dei migliori ambienti di sviluppo in Python che ci sono in circolazione, legge questa informazione e vi dà supporto a dire guarda che tu nella definizione della funzione hai detto che il parametro age deve essere intero, gli è passata una stringa, potrebbe esserci un errore. E questo può andare anche su cose più complesse, tipo quando definite collezioni o definite dei tipi precisi. Ok? E sono out of time? Completo? Posso prendere qualche minuto? Ok, grazie. Ok, quindi questo considerate il fatto che quando voi chiamate una funzione potete dire qual è il nome del parametro che state a cui state assegnando il valore. Altro argomento che mi piaceva discutere un po' con voi è la ricorsione. Non so se vi è mai capitato di scrivere veramente codice ricorsivo, forse all'esame di algoritmi qualcuno che ha studiato con informatica come me, ma la ricorsione è qualcosa di affascinante in generale, ok? Ed è pane quotidiano se sviluppate in linguaggi funzionali. Okay? In Python la ricorsione è praticamente la bestia nera. La ricorsione è, scusa che hai detto, questo è Python, ok? Non fate mai ricorsione in Python, questo è il takeaway message in generale. Il classico esempio stupido che vi avranno proposto fino a che veniva così è la successione di Fibonacci, perché è la prima che mi venuto di mettere lì nell'angolo, e è questa qua. La conoscete tutti, immagino, non la devo spiegare. Questa funzione è naturalmente una funzione ricorsiva. Mi seguite fin qua? Tutto chiaro? A tutti? Ok. Fin tanto che voi eseguite fib di 10, funziona tutto. Se volete eseguire fib di 100, resta lì. Ovviamente, perché il numero di sottoproblemi uguali che deve ricalcolare è talmente tanto grande che non ce la fa a finire. E fin qua, easy peasy. Qual è il modo pythonico per approcciare a una cosa del genere? Gli approcci sono due. Il primo che voglio farvi vedere è quello secondo me più figo. È un approccio che si chiama memoization, cioè mantenere in memoria in struttura dati, la lingua in parole semplici, mantenere. Il problema qui qual è? Che l'esplosione computazionale sta nel fatto che ricalcolate più volte sempre gli stessi problemi. Cioè chiamate più volte la funzione con gli stessi parametri. Allora, perché una volta che l'avete calcolata non vi mettete da parte il risultato e lo usate per le volte successive? Questa cosa, in una parola sola, si chiama memorization. In Python si può fare così. E un modo per farlo è esattamente questo, cioè usare un decoratore che si chiama Memoize, che l'ho creato io, usando sempre ancora la libreria standard. Lo scopo del mio talk è anche darvi qualche hint in più su qualche feature del linguaggio che in genere non è così comune. Okay? E la ragione perché non è così comune non è perché non è importante usarla o no, nel senso che a volte certe cose finché non ti servono non le conosci. Questo è il gioco. E in questo caso io che cosa sto facendo? Sto memorizzando un dizionario che si chiama cache e sto usando questa wraps di Python che non fa altro che in pratica func è la funzione che io voglio wrappare, che voglio memorizzare, che sarà la mia fib. Okay? Ogni volta che io praticamente io con wrap posso accedere agli argomenti con cui ho chiamato quella funzione. In pratica, se quell'argomento è già nel dizionario, se non è nel dizionario, mi vado a salvare il valore chiamando quella funzione, altrimenti torno direttamente quel valore.
si potrebbe fare un'implementazione più compatta usando un'altra struttura dati in Python che si chiama default dict, okay? Che è un dizionario che vi evita di fare questo controllo qua, ce lo fa già lui. Se la chiave non esiste, ve la inizializza, altrimenti vi ritorna il valore. E stiamo parlando sempre di collections, quindi è standard library. Se lo vogliamo usare veramente, quello da fare è fill di memoize, quindi ecco, vedete, questo è l'equivalente di un decoratore. Io sto ridefinendo la definizione di fill associandogli memoize di fill. Quindi adesso quando io chiamo fill di 100, che voi avete visto, lo faccio rivedere, guardate, questo la sto eseguendo, è istantanea. Questo stava ancora contando. È istantanea, è ovvio che sia così. È semplicemente perché ho memorizzato tutti i valori, quindi è solo una prova che funziona. Ok? Domande su questo? Vi è piaciuta? Per renderla veramente ancora più poetica, cioè non reinventarvi la ruota, ne faccio vedere un'altra, che è una modifica di questa, usando un'altra funzione che sta in FATTOOLS, che si chiama LRU-CASH, che fa esattamente quello che ho fatto io con Memoize. Voi decorate la vostra funzione con questo decoratore, LRU-CASH, e quando la andate a chiamare, scusatemi, avete esattamente lo stesso effetto. No, mi sono dimenticato di aggiungere la cosa. Comunque è esattamente la stessa roba, provate se siete curiosi. Ok? Quindi esiste già il Memoization in Python, si chiama LRU-CASH. Altra cosa interessante di cui volevo raccontarvi, magari su questo vado veloce, sono i graph traversals. Il secondo modo per evitare la ricorsione è implementarla in maniera iterativa. Ritorna. Il problema della ricorsione è, in generale, in Python, a parte Fibonacci, che è un problema di ricorsione preciso, cioè che ha dei sottoproblemi dipendenti. E il problema della ricorsione in Python è anche lo stack. In Python avete uno stack limit che è molto limitato, per cui Python soffre tanto la ricorsione, non va veloce. Il modo per evitare questo è reimplementarsi in maniera iterativa. Tutti gli algoritmi ricorsivi possono essere implementati in maniera iterativa. Un classico esempio è quello del traversal di una struttura ricorsiva per definizione, quindi un grafo, un albero, quello che è. Anche qui. Vabbè, forse questo è meno l'esercizio di algoritmi, nel senso che avere a che fare con grafi e alberi è una cosa che può capitarvi. Se avete delle relazioni ricorsive di database, che una qualsiasi relazione gerarchica implementata una roba del genere. Questa in realtà mi sa che viene tra l'altro da un modello che avevo scritto in un'applicazione Django, rivisitata, però viene da lì. E, ok, brevemente. Sapete che le visite possono essere fatte in profondità o in ampiezza. Questa è una visita in profondità implementata in maniera iterativa esplicita in Python. Il giochino è, vabbè, qui c'è un oggetto tree che mantiene un attributo che si chiama children, che sono i figli, e il giochino qua è implementare lo stack con una lista Python, perché la lista Python in realtà ha una politica stack, la string first out. Infatti, quando voi fate il pop, vi tirate fuori il primo elemento. E quando fate una vista in profondità, voi volete uno stack. La differenza vera tra una vista in profondità e in ampiezza è che una è una coda LIFO e l'altra è una coda FIFO. Mi seguite? È chiaro a tutti questa cosa? È breve il cazzo? Ok. E se volete fare una vista in ampiezza, potete fare un pop di 0. La cosa che vi volevo far vedere subito dopo è che se volete farla veramente più pythonica, sappiate che dentro collections c'è un attributo che si chiama dequeue, scusate, che c'è una classe che si chiama dequeue. Dequeue sta per double-ended queue, cioè una lista a cui potete avere accesso alla testa e alla coda contemporaneamente. Perché sto dando per scontato che voi sappiate che l'append di un elemento in Python è tempo costante, perché l'implementazione in C mantiene riferimento a non alla testa, per cui non aggiungete mai in testa a meno che non sia necessario. Con questa struttura qua avete un doppio puntatore per cui potete accedere a testa e coda. E infatti c'è una cosa che si chiama pop left, quindi voi sapete che fa un pop di zero.
e poi vabbè, l'extend funziona uguale. Yes. L'extend serve per fare un più tra due liste, cioè aggiungi una lista in un'altra lista. Non l'hai mai usato? No. È semanticamente identico. Avrei voluto fare anche più. Il più è rimappato sull'extend. Se ti sei mai chiesta come, non lo sai, guarda di Magic, i metodi che iniziano nel doppio underscore, che finiscono nel doppio underscore. Si chiamano dunder, double underscore. Però se fai più di due liste è un extend, è esattamente quello. Cioè è proprio un zucchero sintattico anche lì. Ok? E, ok, mi permetto di saltare questa parte qua, ve la dico veloce perché sennò lungo troppo tempo. E, qui c'è un esempio di come fare flattening di una lista, cioè una lista innestata, dovete fare un flattening. Il modo veloce è forse meno pythonico quello di fare due fori innestati. Ups, sono troppo, scusate. Due fori innestati, una soluzione un pochino più divertente è quella di usare una list comprehension con due fori dentro la list comprehension. Se volete fare la Python 3 super lazy potete usare chain di Ethertools, che ha una tribù che si chiama from iterables, da cui potete tirar via automaticamente tutti i valori in maniera innestata, lo ripeto io automaticamente, lo converti in lista e funziona one line. Ok, questo lo salterei, è veramente interessante. Arriviamo a questo qua, che è quest'ultimo esempio, che è divertente così per chiudere, che però è una cosa che insomma apre una discussione, soprattutto per i data scientist tra di voi. Sappiamo che ormai non è più come 10 anni fa, Python è ufficialmente supportato da tutti i tipi di test che sono in giro. Intendo dire per syntax highlighting, controllo della sintassi, supporto all'offside rule delle indentazioni, bla bla bla. Ho evidenziato qui PyCharm e Atom, che sono due, secondo me, degli strumenti più usati. E nel mondo data science c'è anche Jupyter, che è un progetto che... Quanti di voi conoscono Jupyter Notebooks? Ok. È uno strumento che, secondo me, va gestito con molta cautela. Ok? Per parlarvene brevemente, una serie di immagini, giuro, non mi rubo altro tempo. Ho preso spunto da una presentazione di Joel Goose. Nel caso, ve lo dico tra poco, la grafica è orribile, scusate. La cosa bella del notebook è che, in due parole, è un terminale che funziona nel vostro browser. Ok, quindi immaginate avere una sessione di browser che gira, una sessione di terminale che gira nel vostro browser. La cosa bella però di un notebook è che voi potete aggiungere del testo insieme al codice funzionante. Cioè, questo per data science è una cosa veramente figa. Cioè, voi potete aggiungere della documentazione scritta in Markdown che vi permette di non solo mettere a disposizione il codice che gira funziona, quindi potete replicarlo, ma potete anche mettere della documentazione a quel codice. Quindi spiegare il metodo, l'autore in Markdown, che supporta anche la tech, quindi voglio dire, potete anche scriverci formule matematiche dentro e vengono renderizzate esattamente come le fareste in LaTeX. Altra cosa bella è che potete fare i plot inline, quindi se voi avete i plot da aggiungere al vostro codice, rimane dentro, no, non esce da lì. Quindi è un oggetto self-consistent dove avete documentazione e codice funzionante insieme. Ed è diventato lo standard di science. Chiunque fa data science ad oggi non può prescindere da conoscere Jupyter Notebooks. Tuttavia, ok, dicevo, questi sono i credits di quello che state per vedere. E Joel Cruz è una persona molto interessante, un data scientist statunitense, che ha presentato questo talk, I Don't Like Notebooks, a Jupyter Con. Quindi è veramente stato coraggioso. Ed è veramente un bel talk, cercatelo. E lui fa questo esempio, che è un esempio totalmente vero. Quindi, per quelli di voi che conoscono Jupyter Notebooks, mi direte se è vero. Ok, lui fa questo esempio qui, cioè lui definisce una funzione f di x, che ritorna x più 2, poi fa y uguale f di 2, y uguale 4, true, print y 4, fin qua. Niente di grave.
Adesso fa degli esempi usando la stessa roba, però scritta in un notebook. E la cosa bella del notebook è che voi avete un numero di sequenza di esecuzione a fianco a ciascuna cella. Nulla vi impedisce di fare su giù. Se voi vedete questa serie, se voi leggete questo qua, ascoltandovi questi numeri, non ci capite più nulla. Ok? Nel senso che voi definite la funzione, voi lo leggete giustamente top down. Quindi voi definite la funzione y uguale f di 2, y uguale 4, falso. Allora dite, scusa, ma questa funzione come, che cazzo fa? Poi a un certo punto stampi y e dite faccio 1. Il problema dov'è? Il problema è che non avete ignorato l'informazione sull'esecuzione. Cioè, è stata prima eseguita questa funzione qua, poi è stata rieseguita questa qui, ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è stato fatto 1, 2, 3, 4, 5. La prima istruzione, questa, è stata eseguita due volte. E questa è una cosa che succede. Per renderla ancora più complicata, ok, in questo caso che è successo? Uguale. Soltanto che è saltata una cella. Qualcuno ha cancellato una cella, due quelle celle le potete modificare. Ok? Quindi la cella numero 2, che è stata eseguita numero 2, è saltata, e voi quell'informazione di che cosa è successo in quell'esecuzione non lo saprete mai più. Ok? E quindi avete risultati inconsistenti. Questa è una delle ragioni per cui il takeaway message di tutta questa storia è: non considerate, per chi lo usa in maniera proficiente, io sono uno di quelli, non considerate Jupyter Notebook come un ambiente di sviluppo. Non è un ambiente di sviluppo. Ne possiamo parlare nel break, se volete. E, ok, e qui poi c'è una serie di meme per ridere, che sono tutte così, perché parlano del fatto che ci sono gli hidden state, quello è il problema dei Jupyter Notebook. Dice, ma la Python console ha comunque un sacco di hidden state, però lui dice, sì, ok, ma tu puoi fare su nella history e scoprirli. Però dice, sì, ho capito, ma devi usare semplicemente history magic. E lui dice, sì, però non è la ragione per cui tu dovresti usare una magic. E lui poi finisce dicendo che se non credi in magic non la troverai mai. E questo è veramente l'ultimo esempio che fa vedere lui, dicendo, questo è ancora più male. Nel senso che qui dice io non ho cambiato nulla, ho fatto nessun Photoshop di questa cosa, e comunque questo è il risultato. Il punto qui è che non c'è scritto da nessuna parte che una cella è stata modificata. Vi spiego. In questo caso poi i numeri sono tutti corretti, ok? Ma quello che è successo veramente è che inizialmente questo era un 3, poi è stato ereditato a 2, ma non è stato eseguito. Quindi se voi vedete i numerini tutto con bacia, però c'è qualcosa che non funziona. Ok? E basta. Shameless Plug, interessante libro appena uscito di un nostro caro amico che è Alessandro, che è Modern Python Library. È un bel libro, io l'ho avuto il piacere di averlo in anteprima e ve lo consiglio perché è scritto molto bene. Lo dico non solo perché è mio amico, ma perché è un bel libro. E lui vi fa vedere una serie di esempi e guide su come usare al meglio la standard library di Python. In piccolissimo quello che ho cercato di fare io in questo momento. E grazie mille, scusate per l'extra.